con il mondo che va verso l'autodistruzione, esiste il diritto di inquinare? In realtà non dovrebbe esistere nessun diritto di inquinare, esiste il diritto allo sviluppo, il diritto a migliorare le condizioni di vita delle proprie popolazioni. Ma Cina, India e Russia dicono: voi occidentali avete inquinato per tanti anni, ora tocca a noi perché altrimenti non possiamo assicurare un ritmo di sviluppo alle nostre economie. Beh, il ragionamento sarebbe, come dire, non farebbe una piega se nel frattempo il mondo appunto non andasse verso il disastro assoluto, per cui è un ragionamento che non ha alcun senso, nel senso che se si continua a immettere quantità enormi di anidride carbonica, l'effetto sul clima sarà devastante e le popolazioni anche di quei paesi ai quali si vuole assicurare uno sviluppo come l'abbiamo avuto noi in Occidente, ne soffriranno. Quindi non si fa un bene comunque a nessuno, né alle popolazioni dei propri paesi, né al mondo intero, né alle popolazioni dei paesi che sono ancora più poveri di Cina, Russia e India e che soffriranno sicuramente le conseguenze di un non rispetto di quello che è l'accordo del 1,5 grado entro il 2050. Quindi non esiste un diritto di inquinare, esiste il dovere di correre ai ripari, esiste il diritto di quei paesi ad avere degli aiuti da parte del mondo occidentale per poter accelerare la transizione ecologica, ma non c'è da dare troppa comprensione e non c'è da dare nessun avallo a una posizione che è contro la storia, contro la realtà e contro la sopravvivenza del nostro pianeta.